Taugamer, benvenuto a Taugamers. Il nostro amico Max. Ah, diventa da gamer di oggi. Ok, oggi si chiama Giovanni. No, oggi non c'è Giovanni, credo. È un commento di nessuno oggi. Allora, perché oggi, oggi si chiama utente generico 33. Perché, esatto, 33 oggi addirittura. Perché c'è il fatto 32? Ah, 32. Perché, siccome tutti quanti si sono chiesto di Pokémon, è ovvio che dovevamo parlarne. 3000 trailer nuovi praticamente, cioè il trailer nuovo delle regioni che mostra quasi tutto come il vecchio, se non per, per i leggendari nuovi, che quindi sono molto esplosivi e tutto quanto. Esplosivi. Con la mossa finale? Non ho visto le mosse finali. Come? Di due poco. Dovresti vederlo, guardalo subito mentre io parlo del resto. Vai su, te lo metto, aspetta che non se lo trovo. Dovrebbe aprire i suoi momenti. Dovrebbe aprirsi. Eccolo qua, questo qua. Ok. Ok, e dopo l'altro che appunto era il trailer. C'ho il foglietto oggi con le cose qua. No, non lo vedi però. Powerful Legendary Pokémon. Esatto. Oltre a quello hanno fatto vedere anche il video di Zygarde. Quindi finalmente è diventato ufficiale. Anche se speravo se lo dimenticassero. Nel nulla invece no, sono ricordati. Allora, partiamo con i leggendari. Questo tutorial li sta vedendo in questo momento per la prima volta. Mentre sì, fanno le loro mosse. Il che è figo, abbiamo la reaction. Come fanno gli youtuber famosi. Addirittura. Un po' esagerata. Cioè, gli va addosso. Pokémon sta diventando molto Dragon Ball, secondo me. Sì. Davvero, Ghost? Non me lo aspettavo. Sai qual è la cosa interessante? Che dipende poi dall'abilità che avranno. Però... Ma si vedono già le abilità? Ah, sì? Ah, sì. Allora mi rimangio. Perché sennò lui sarebbe debole a fuoco e lui a buio. Sono più o meno simili. A me non piace la grafica che fanno sulla KOD. Quella sotto di scarabocchio colorato non mi piace, non ce la faccio. Vabbè, comunque, allora. Questa sì, ok. Quindi, c'è questo nuovo trailer qui. C'è la mossa di Sol Galeo, si chiama? Non mi ricordo più. Oddio. Sì, Sol Galeo o Sol Galeo. E Luna là. Non lo so. E Luna là. Allora, in realtà non mi ha aiutato a decidere. Quindi ancora io non so. Questa qua mi sta tanto dalla tipa dei fireworks. Turba, quel Lily si chiama. Lily. Ecco, non so molto bene. Tra l'altro oggi anche Korokoro ha mostrato altri due nuovi Pokémon, che sono delle sorte di cani e un castoro, che sono carini secondo me. Sì, l'ho visti. Però ecco, Korokoro Leaks. Si chiamano così? Eh sì. Non è scritto in giapponese? I Leaks di Korokoro. Ah, Korokoro. I Leaks, ho capito il nome. Ok. E poi appunto, quindi abbiamo visto questi leggendari con le loro mosse badass. Hai scelto definitivamente il tuo leggendario adesso? Vabbè, dato che il tipo è fantasma, di sicuro quello di Luna. Perché vuoi un tipo fantasma? Io adoro il tipo fantasma. Ah, sì? È uno dei miei tipi preferiti. Ah, cavolo. Se non il mio preferito. Io ancora non lo so, ragazzi. Perché non è così tanto elegante quello di Luna, secondo me. Sono entrambi abbastanza sul badass. Non mi sembrano ti molto... pare elegante quello di Sole? No, appunto, sono entrambi sul badass e non eleganti. Ovvio. È più elegante quello di Luna, piuttosto. C'è il bianco pulito perlomeno, dai. Però insomma non è per bello. Favore, non lo so, non riesco. Non lo so ancora, ragazzi, non lo so. Però, boh, se tu prenderai Luna io prenderò Sole di conseguenza. So. Quindi prenderò Sol Galeo tutta la vita, a questo punto. Anche se Sol Galeo dovrebbe che stare su mossa di me molto... perché Leo e cose... Drago vuole proprio tipo un... E quindi, comunque, in realtà non mi dispiace questa cosa che Nintendo stia iniziando a fare le mosse più badass, in qualche modo. Finché il DS ce la faccia, basta che non scatta mentre siete parliamo del leak, il nuovissimo leak di oggi di Zygarde. Ma non è un leak, l'hanno pubblicato. Sì, vabbè, l'hanno pubblicato. Di Zygarde. Zygarde. In versione 10% e 100%. Sì, che poi il 10% si chiama 10%, invece Final Form. Ma perché 10%? Da cosa nasce questa cosa? Penso sia qualcosa legato all'anime. Sai come ci sono le scagliette? Quelle cose che non interessa a nessuno. Penso che il 10% del corpo di Full Zygarde formi quel coso. E il Full Zygarde poi quando... si stacchi dei pezzi per mandare quel cane in ricognizione. Ah. Nel mondo per proteggerlo. Ho detto un sacco di cavolate, lo so, gamer. Ma guarda, il cane quasi è l'unica forma di Zygarde che forse si salva, secondo me. Perché allora, il Zygarde originale, no. Cioè già no. Quando l'ho incontrato su XY allora, stavo vomitando. No, ma comunque io sono un pochettino... No. Ho un pochettino di dibattito da aprire qua. Allora, abbiamo visto dal coso che registra. Cosa stai cose. Facendo? Oh, mi stava registrando l'audio. Vabbè, comunque se dicevo. Dal trailer che abbiamo visto oggi, c'è Zygarde 10%. Che quando viene colpito e arriva a un tot di vita, presumo il 10%, dato che a Pokémon piacciono i numeri tondi, diventa Zygarde 100%. Ma a questo punto, Zygarde 10% e Zygarde sono due Pokémon diversi
si interagiscono tra di loro in qualche modo. Secondo me sai cosa fanno? Fanno tipo che tu puoi dare un oggetto a Zygarde. Perché non hanno fatto vedere se non hanno fatto vedere cosa succede quando Zygarde 10% arriva per esempio a metà vita. Perché magari è possibile. Ah, dici che se capiti... No, magari è possibile che so, fino a 50% rimane 10%, poi diventa Zygarde normale e poi... Sì, perché allora effettivamente non avrebbe senso occupare tre posti nel Pokédex. Probabilmente faranno un unico bestio. Ne occupano due al massimo. Perché io so, però, siamo sicuri che 10% Zygarde... e il 100% siano la stessa cosa. Ma, cioè, sarebbe poco elegante in realtà occupare due posti così. Cioè, io farei appunto, magari in Mega... Non so, avrebbe avuto più senso secondo me che se scende da poca vita diventava Zygarde normale. In Mega diventava Zygarde... Figo, no, figo, non tra ha un mega, non può avere, esatto, un mega. Comunque è un Digimon. Sì, allora abbiamo io visto... l'ho detto oggi e lo confermo. È un Digimon. È un Digimon. Allora, no, ma allora, Digimon. Di base la mossa finale l'hai vista? Sì, ho visto tutto. Allora, finalmente hanno messo Thousand Arrows and Thousand Waves, che esistevano già da Pokémon X e Y. Sì, quindi hanno dentro il gioco, però hanno semplicemente deciso di riutilizzarle. E poi è arrivata, arriva la mossa che immagino tutti chiameranno la mossa di Zorro a sto punto, dove Zygarde... Ma che cos'è? Ma che cos'è? Si lancia in aria perché ormai, non so se anche... l'ho devono visto adesso con i nuovi leggendari. Fa di moda che tutti i Pokémon si devono alzare in aria e lanciare un raggio verso il basso. Se no, non va. Anche Xerneas e Yveltal. No, Xerneas no. Yveltal. Oppure Rayquaza che va nello spazio. Perché? Devono cambiamoci. Alzarsi tutti in aria, lanciare sto raggio e addirittura Zygarde che fa la Z. Cioè, perché se non fa la Z... Che poi è anche uno spreco della mossa, io se ci pensi, gamer. Perché se il Pokémon è grande così, prendiamo un Rattata. Che cosa? Che senso ha fare una Z così? Consumare roba. Che colpisce un pixel di Rattata. Sì, proprio un pixel proprio di niente. Mi aspettavo a quel punto che uscisse una confezione, un box di Pokémon Z da sottoterra e schiacciasse. Sarebbe stato bello. Comunque, quindi Zygarde. E poi nella forma definitiva, in punto quando fa Z, si alza, ma tipo, perché secondo me anche le braccia sembra proprio Dragon Ball quando si alza. Più anche così. Sì, e poi comunque ha tipo sta panza con la bocca. Però devo ammettere, intanto non capisco perché ha i pezzi di Yveltal Xerneas. Perché chiaramente ha dei pezzi di Yveltal. Ha tipo una parte perché rossa e una parte blu. Questa qua è una cosa legata all'anime. Ah, però non devi vedere in squadra. È il protettore della terra. Ah, vedi che sono queste cose. E quindi Xerneas e Yveltal, da quello che ho capito, attenzione, dovrebbero far parte del circolo con cosa. Sì, però è un protettore della terra molto brutto. Sì, è molto brutto. Però mi piace la mossa di Xerneas 10%, quella... Sempre quell'altra verde? No, di Zygarde 10%, quella che fa... L'hai vista? Il cane ha anche una mossa. Non l'hai vista? Aspetta, sì, forse... Fa tipo con le spade così. Ah, è Thousand Arrows quello? È quello, sì, a posto. Sì, esistevano già quelle. Io non l'avevo vista però, perché io guardo solamente le cose legit, ok? Ok. Esistevano già. Ok. Ma esistevano già. Comunque, cioè, non lo so. Anche vedendo però, ecco, i nuovi Pokémon disegnati su Korokoro, mi sembra che stiamo andando in positivo. Cioè, non mi sembrano dei design da Pokémon nero e bianco. Mi sembrano delle cose abbastanza carine. Amanti della quinta gen. Ecco. Fatevi le orecchie. Quindi perché questa, noi la odiamo. Questa gen, secondo me, non è male. Beh, l'hai detto in base a due Pokémon. Vabbè, ho capito, però abbiamo già gli starter. Abbiamo già due Pokémon. I leggendari state... Game Freak, stai cominciando a esagerare un pochettino. Calmiamoci. Con i leggendari. Calmiamoci. E ti prego, io ti prego, perché ho visto che ci sono anche già le teorie sul significato delle nuove gemme. Presente che sono due nuove gemme. Ah, sì. Ti prego, non introdurre un nuovo tipo di evoluzione, perché no. Cioè, no, già c'è della Mega, non voglio neanche l'altra. Probabilmente sarà la fusione tipo quella di. No, di Reshiram. No. Hai presente il. Non farò Greninja che di Ash. Oh no. Eh sì, sono le teorie su sta cosa. C'è un sacco di teorie. Stanno straripando. No, basta. Sul fatto che è possibile che ci siano alcuni Pokémon che facciano. Già Mega è tanto. L'Archeo non l'ho mai accettato davvero. Cioè proprio sempre di più data. Quindi basta. Archeo Mega. Mi dà a quel punto diventa il nome infinito. Sembra quasi una parolaccia. Archeo Mega. Bene gamer, vai a sapere qui sotto nei commenti che ne pensi di questo trailer di Zygarde e delle mostre di nuovi leggendari. Quindi sei definitivamente scelto questa volta. E anche ecco, se ci vuoi dare altri argomenti. Sappiate che per me sarà sempre la mossa di Zorro. Cioè potete dirmi quello che volete. Se ci vuoi sapere qui sotto nei commenti anche degli argomenti per i prossimi gamer stream, sarebbe fantastico. Esattamente. E niente, ci vediamo alla prossima. 32 vi saluta con la sua posa
elegante fashion. E alla prossima, ciao game. Ciao. Allora, se clicchi lì finisci nel vlog in cui parlo delle mie impressioni su Rift. Prima per arrivare anche la recensione, spero, non lo so. Devo farla? Sì. Ok, la farò, devo solo trovare un attimo di tempo, ma la voglio fare. Ciao.